un paesaggio che suggerisce un senso di infinito, una natura incontaminata, la sensazione di trovarsi in un luogo ricco di storia. Parliamo del Passo di Vizze, terz'ultimo valico per altitudine 2246 metri tra il Tirolo e l'Alto Adige. Collocato ad est del Passo del Brennero, nelle Zillertaler Alpen, collega la Val di Vizze in Alto Adige con lo Zamsergrund nell'Alta Zillertal in Austria. Un caloroso benvenuto qui al Passo di Vizze, è un luogo veramente incantevole. Siamo immersi in un paesaggio suggestivo cui fanno da cornice la cresta delle Tuxer Alpen e le Zillertaler Alpen. Accompagnateci anche voi in questo viaggio al confine tra Italia e Austria. Al Passo di Vizze corre il confine di Stato tra Austria e Italia. Il Trattato di Pace di Saint-Germain, stipulato dopo la Prima Guerra Mondiale, ha diviso in due un territorio fino a quel momento unito. La frontiera al Passo di Vizze è rimasta chiusa fino al 73 e solo dopo l'adesione dell'Austria agli accordi di Schengen, gli escursionisti hanno potuto oltrepassare il confine liberamente. La natura è testimone muta di attraversamenti clandestini e di traffici di contrabbando qui fiorenti soprattutto negli anni dei due dopoguerra. Qualcuno si è dato al contrabbando, poiché qui in Val di Vizze non trovava reali possibilità di lavoro. Allora comperava del bestiame in Austria, facendolo poi passare attraverso il Passo di Vizze. Era necessario essere molto prudenti. Negli anni 60 stazionavano al Passo di Vizze 15 finanzieri e altrettante rifugio Venna alla Gerla. Sul versante austriaco la sorveglianza del confine era affidata invece alla Zollwache, la guardia doganale. La storia del Passo di Vizze risale comunque a tempi molto più antichi. Da ricerche risulta infatti che su questo valico vi era un passaggio di persone già nell'età della pietra. Nell'ambito del progetto Interreg Passo di Vizze senza frontiere sono state fatte scoperte interessanti per la valenza culturale del Passo Vizze. Per esempio è stata trovata la prima traccia di steatite, che sarebbe pietra olare in Austria. Inoltre intorno al passo sono state scoperte vari posti di alloggio per pastori o cacciatori che vanno indietro fino al Mesolitico, Neolitico e anche all'età del Tardo Ferro. I ritrovamenti più importanti sono attrezzi sofisticati di cristallo e di pietra focaia. La croda rossa di Vizze, il gran pilastro, la cima grava, lo Schrammer. Una cornice maestosa di vette circonda il Passo di Vizze, vero paradiso per escursionisti e ciclisti. Il Passo di Vizze costituisce un passaggio obbligato per i biker che attraversano le Alpi. Negli ultimi anni il Passo di Vizze tra Tirolo e Alto Adige è sempre più amato da escursionisti e bikers. Chi visita la nostra bella valle rimane affascinato dal suo paesaggio incontaminato e dall'imponente scenario di montagne che l'avvolge. Ruscelli dall'acqua cristallina e laghetti alpini color verde e smeraldo sono per così dire il riflesso di un tesoro nascosto nelle rocce attorno al Passo di Vizze, una straordinaria ricchezza minerale. Nei pressi del Passo di Vizze abbiamo trovato negli ultimi anni meravigliosi cristalli di rocca come quarzi affumicati, tormaline, actinoliti, tremoliti, nonché microminerali quali ad esempio anatasio e brochite. È la natura che ci regala tutta questa ricchezza che costituisce il nostro patrimonio più bello. Ricco di storia, di natura incontaminata e di minerali, il Passo di Vizze si rivela uno scrigno di bellezze senza confini. Qui non siamo altro che visitatori di passaggio di un autentico gioiello naturale che fa dimenticare le frontiere tracciate dall'uomo. Spero che questo viaggio al Passo di Vizze vi sia piaciuto e che un giorno possiate farci visita per convincervi con i vostri occhi di quanto sia meraviglioso questo luogo.